Ciao e benvenuti nella mia casetta Tiffany. In questo video tutorial vediamo un mini album realizzato con un foglio. Per questo progetto ho utilizzato un bazzil e le carte con gli stickers abbinati della collezione Spring Blossom di Moda Scrap, che ho trovato molto adatta anche ai colori di questa stagione. Ho ritagliato mezzo centimetro su due lati del bazzil in modo da ottenere un quadrato di 30 x 30 cm. Ho fatto due pieghe in modo da ottenere 4 quadrati uguali. Qui ho ritagliato solo questa piccola parte perché l'altra metà verrà piegata per formare una tasca. Ho eseguito un'altra cordonatura a mezzo centimetro e ho piegato. La base per il nostro mini album è così pronta. Ora prepariamo gli elementi che ci serviranno poi per decorarlo. Per le decorazioni di questo mini album, oltre ad usare gli stickers coordinati, ho potuto ritagliare gli elementi anche dalla copertina, essendo stampata sulla stessa tipologia di carta usata per le carte della collezione. Da questa carta ho ritagliato una frase che andremo poi a posizionare sul dorsino interno del mini album. Da questa carta ho ritagliato un po' di cornici di varie forme. Passiamo ora alla realizzazione del mini album. Con un border punch andiamo a decorare la letta che poi ci troveremo sul davanti della nostra struttura. Per creare un effetto un po' vissuto, ho sporcato tutti i bordi con dell'inchiostro vintage seppia utilizzando una spugnetta.
Anche questa striscetta di carta di 1 cm x 14,5 l'ho ritagliata dalla copertina. I due cuoricini sono stati fustellati da un cartoncino mille righe e li ho poi decorati con dello spago da cucina e un bottoncino di legno. In questa pagina utilizzerò le cornici quadrate per le fotografie, mentre quella sotto per scrivere. Finirò poi di decorare la pagina dopo che avrò inserito le foto. Adesso decoriamo quella che diventerà la copertina del mini album. Anche i fiori che ho utilizzato per questa pagina li ho ritagliati dalla copertina del pad di carte. Qui ho incollato un'estremità del nastro, sopra di esso un quadratino di calamita. Ho posizionato poi l'altra calamita e sopra di questa l'altra estremità del nastro. L'ho ritagliato poi a filo della calamita, ho incollato un biadesivo spessorato e sopra uno stickers. Ho finito poi di decorare la copertina con degli altri stickers della collezione. Spero anche per oggi di avervi tenuto compagnia con questo progetto e di avervi dato qualche spunto per i vostri lavori. Grazie per aver visto il video fino a qui. Se vi è piaciuto, lasciate un like e condividete. Iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati su nuove idee creative. Ciao!